Ciao a tutti ragazzuoli, benvenuti a questo nuovo video della serie di Metal Gear. Nello scorso episodio abbiamo affrontato nuovamente lo sciamano Vulcan Raven, che dopo che l'abbiamo sconfitto ci ha rivelato che il direttore della DARPA che avevamo salvato in precedenza, o meglio, che avevamo tentato di salvare in precedenza, non era altro che un membro della Foxhound di cui nome era Decoy Octopus. Tuttavia, allo stesso tempo, Miller ci ha contattati rivelandoci che Naomi è una spia che probabilmente lavora con i terroristi. Diciamo che ora non abbiamo ancora nulla di certo in merito alla questione, ma comunque direi che sarebbe meglio proseguire per il gameplay, che dite? Solo una piccola premessa, ragazzuoli, sono stato costretto a rifare il gameplay. Quindi, fino a questo punto qua, come vedete dalla mia carta, io non ho usato alcun tipo di reazioni, di cui vedremo più in avanti il risultato finale, comunque. E soltanto che sono stato costretto a rifare il gameplay fino a questo punto perché ho avuto purtroppo una svista nel salvataggio dei dati. Ciò nonostante, sto ancora facendo la challenge senza usare le azioni. Quindi, detta questa piccola premessa, direi di proseguire per il video. Ok, ragazzi, il video termina qua. Se vi è piaciuto il video fino adesso, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e lasciate commento. Che gioco di merda. Ragazzuoli, io credo che adesso a questo punto siamo estremamente vicini. Non è che siamo estremamente vicini, siamo arrivati. Ragazzi, è questo il punto. E quando parte questa colonna sonora, partono anche i ricordi nostalgici. Comunque ragazzi, proseguiamo. Avremo in questo gameplay una sfilza di chiamate da parte di Otacon, sappiatelo. Tipo ora. Snake, sono io. Che succede? Hai trovato un buon nascondiglio? Sì, grazie alla mimetica ottica. Sembra che abbiano finito di preparare il Metal Gear. Come lo sai? Li ho sentiti parlare. Dove sei ora? Proprio davanti al Metal Gear. Ma c'è qualcosa di strano. Cioè? Qui non c'è nessuno. Niente guardie, nessuna vigilanza. È troppo tranquillo. Forse perché sono già pronto. Hanno detto perfino che i codici sono già stati inseriti. Che devo fare io? Tutto ciò che possiamo fare è sfruttare il sistema di aggiramento di cui ti aveva parlato il presidente Baker. Ma io ho solo una delle tre schede. E inoltre mi ha detto Ocelot che c'è qualche trucchetto riguardo all'uso delle schede. Questo è affare mio. Hai qualche piano? Beh, io adesso mi trovo nella sala del computer e sto cercando di accedere ai file privati di Baker. I file di Baker? Ma non ci vuole un codice d'accesso? Naturalmente, però ci sono tanti sistemi. Sei un hacker. Certamente. È una buona descrizione per me. Pensi di potercela fare? Ancora non lo so, ci proverò. Conto su di te. Ok ragazzi, portate pazienza perché durante la scalinata per arrivare fino alla sala comandi del Metal Gear avremo molte interruzioni inerenti al contatto codec tra Snake e Otacon. Il che sinceramente non mi dispiace. E comunque vi racconto un attimo che cosa scova Otacon man mano che prosegue nell'hackeraggio dei dati del computer di Baker prima di morire. Tipo adesso dovrebbe chiamare di nuovo, esatto. Sono ancora io. Come va? Non male. Sono appena riuscito a superare il suo terzo livello di sicurezza. Ero un tipo piuttosto prudente. Pensi di riuscire a finire in fretta? Non ho mai incontrato un sistema in cui non sia riuscito a entrare. Va bene, continua a provare. Ok. Niente, comunque voi tranquillamente continuate pure la vostra scalinata. Qui per il momento è tutto da salire, senza fare niente in particolare. Se volete dare un'occhiata intorno potete tranquillamente farlo. Qui ci sono soltanto munizioni, se avete bisogno di granate chaff, se avete bisogno di granate stordenti, dove trovate tutto quanto qua. E quella è la sala controllo di cui parlavo prima, che dobbiamo raggiungerla dall'altro lato. Però ci dovrebbe essere una guardia, che sicuramente è dall'altro lato. Però, visto che a noi non ci interessa nulla della guardia, più che altro, eccola là, lo vedo dall'altro lato. Chissà se la riesco a beccare con il cecchino. No, non c'è abbastanza spazio, niente, scherziamo. Lo facciamo dall'altro lato. Noi andando verso sinistra, facciamo la piccola scalinata sopra il dorso del Metal Gear.
E da questo punto in teoria dovremmo avere abbastanza visuale. Snake, ce l'ho fatta! Hai superato le difese? Bingo! Grandioso, e che hai scoperto? Ho ottenuto l'accesso al file segreto sul Metal Gear. Che cosa puoi dirmi del sistema di annullamento del lancio di cui parlava Baker? Su quello ancora niente. Ma è quello che mi interessa. Aspetta, Snake, ho trovato qualcos'altro. Che cosa? Il segreto della nuova arma nucleare. Proprio come pensavo, la testata nucleare è stata progettata per il lancio dal cannone a rotaia, come un proiettile. Siccome non usa alcun combustibile, non è considerata un missile. In questo modo si possono aggirare le regole di qualunque trattato internazionale. Un bel trucco. Sì, ma efficace. E non hai ancora sentito la caratteristica più terribile di quest'arma. Presto, dimmi la sua. È un'arma stealth. Cioè, non può essere avvistata dai radar. Sì, la verità è che stavano lavorando su un missile stealth già dai tardi anni 70. Ma allora perché ne hanno sviluppato uno solo adesso? Per via del razzo propulsore usato dal missile, verrebbe rilevato dai satelliti nemici. Ah sì, mi sembra sensato. Invece, a differenza di un missile, il cannone a rotaia non brucia alcun propellente, dunque non può essere rilevato da nessuno dei moderni sistemi di avvistamento dei missili balistici. Un'arma nucleare invisibile. Totalmente impossibile da intercettare. E c'è l'ultima cosa, la testata è del tipo perforante per penetrare le basi sotterranee corazzate. Già, abbiamo imparato questa lezione nella guerra del Golfo. Quest'arma potrebbe significare la fine del mondo. È l'arma definitiva. E da un punto di vista politico evita il pericolo dei tagli alle armi nucleari e delle ispezioni. Colonnello, è vero? Sta ascoltando? Sto ascoltando. Se anche una sola parola dovesse trapelare, potrebbe far saltare la firma dell'accordo Star 3 e causare un grande incidente internazionale. Già, potrebbe essere una brutta gatta da pelare. Gli Stati Uniti verrebbero denunciati dall'ONU. Rischieremmo persino che il presidente cada. Lei sapeva tutto questo, colonnello? Mi spiace. Lei è cambiato, colonnello. Non cercherò scuse. Snake, ascoltami. Questa nuova arma nucleare non è mai stata effettivamente provata. Ha funzionato solo nelle simulazioni virtuali. Cioè, come modellino in un computer. Sì, e questo è il motivo per cui stavano conducendo questa esercitazione. Avevano bisogno di dati autentici per corroborare i risultati della simulazione. Qual è stato l'esito? Pare che sia andata meglio di quanto sperassero, ma non riesco a trovare i dati in nessun punto della rete. Sarebbe logico pensare dei dati così preziosi siano stati registrati con la massima cura. Infatti, il presidente Baker mi ha dato un disco ottico contenente tutti i dati. Che cosa? Ce l'hai ancora? No, Ocelot me l'ha portato via. Dannazione. I terroristi hanno sostituito la testata nucleare di prova con una vera. Una volta inseriti i codici di detonazione, dovrebbero essere pronti a lanciare. Allora, pensi che possano farcela? Beh, la testata di prova era progettata per assomigliare il più possibile a quella vera, quindi penso di sì. Hai scoperto come annullare il lancio? Non ancora. Credo che mi serva un altro file. Per il momento sto guardando tutti i documenti privati di Baker. Contiamo su di te. Niente ragazzi, praticamente cosa sta succedendo? Sta succedendo che stiamo cercando in questo momento di capire come sia possibile in questo preciso momento trovare una qualche password, una qualche falla dentro i file preziosi di Baker. Bingo. In modo tale di riuscire a trovare un qualche codice di emergenza dentro quei dati per disattivare appunto il Metal Gear. Allora, paradossalmente parlando, era proprio qua. E che cavolo. Snake, hai trovato qualcosa? No, non ho ancora scoperto dove si trova il sistema di aggiramento, ma ho scoperto un altro dei moventi di Baker. Sta solo cercando di diventare ricco, no? In parte sì. La Armstech si trova in guai finanziari molto peggiori di quanto credessi. So che hanno perso l'appalto per costruire il caccia della prossima generazione. Se si contano anche i tagli al progetto SDI... Sembra che si sia parlato perfino di una manovra aggressiva di incorporazione. Dunque, tutto era affidato a questo progetto, immagino. E sembra che avessero sborsato un bel po' di soldi per corrompere il direttore della DARPA. Tangenti, eh? Certo, e Baker era un forte sostenitore della teoria del deterrente nucleare. Capisco.
Comunque, vedi di trovare qualcosa sul sistema di aggiramento. Dammi ancora un po' di tempo. Anche perché sinceramente dei movimenti di Becker non ce ne frega niente a noi. Più che altro, guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia. Ragazzi, per tutti i veterani che hanno giocato al primissimo Metal Gear, come io, che ho avuto il grande onore di averlo praticamente come gioco primario della mia infanzia, guardare nuovamente queste immagini qua, per me, ragazzi, è fare un salto nel passato. È una delle cose più belle che in assoluto possa capitare per chi magari è molto nostalgico dei giochi che io considero praticamente nati nel periodo dell'epoca d'oro del gaming. Perché gli anni 97, gli anni 2000, per me sono stati gli anni d'oro del gaming. E questo gioco ne è la prova. Comunque, ora, bando alle ciance, andiamo nella sala controllo. Ho inserito i codici PAL e ho disattivato i sistemi di sicurezza. Possiamo lanciare in qualsiasi momento. Ancora nessuna risposta da Washington. Sembra che dovremmo fargli vedere che non siamo gente che scherza. Devo impostare per Chernoton, Russia? No, c'è stato un cambiamento. Il nuovo bersaglio è Lopnor, Cina. Perché, capo? Sono sicuro che né tu né signor Gurlukovic apprezzereste molto il fatto di vedere una bomba atomica lanciata sulla vostra terra natale, vero? Liquid. Ma perché? Non c'è niente laggiù. Sbagliato. È un poligono per test nucleari. Un poligono nucleare? Se nuclearizziamo un grosso centro abitato, la partita è finita. Ma un'esplosione nucleare in un poligono può essere sempre tenuta nascosta all'opinione pubblica. Nel frattempo, Washington si dovrà preoccupare dell'attacco di rappresaglia cinese. Il che vorrà probabilmente dire un colloquio segreto tra i leader dei due paesi. Naturalmente. E durante questo colloquio il presidente sarà obbligato a rendere nota ai cinesi l'esistenza di una nuova e destabilizzante arma nucleare. Che fine pensi farà la reputazione degli Stati Uniti o quella del presidente? E grazie al CTBT, Cina e India, ho capito. Esatto. Quando le altre nazioni sapranno di quest'arma si vorranno mettere in contatto con noi. Washington non sarà molto felice quando inizieremo a vendere il suo nuovo giocattolo al miglior offerente. Credimi, il presidente cederà. Si piegherà alle nostre richieste. Il DNA di Big Boss è $1 miliardo. $1 miliardo? Quei soldi serviranno per curare i nostri soldati genetici. Tra le nostre richieste ho anche incluso il vaccino contro il virus Fox Dye. Fox Dye? Ha ucciso Octopus e il presidente dell'Armstack. Allora è vero che ha effetto prima sugli anziani. Mantis probabilmente non ne ha risentito grazie alla sua maschera. Neanche Wolf è stata contagiata. Forse a causa di tutti i tranquillanti che prendeva. Ha qualcosa a che vedere con l'adrenalina presente nel sangue? O forse semplicemente il virus Fox Dye è ancora sperimentale e non sono ancora riusciti a eliminarne i difetti. In ogni caso, hai avuto qualche notizia dal tuo amico, il colonnello Sergei Gurlukovic della Spetsnaz? Ha ancora dei dubbi circa le capacità del Metal Gear. Ha detto che ne potremo parlare dopo il successo del lancio di prova. È un uomo veramente prudente. Non c'è niente di cui preoccuparsi. Il colonnello vuole il Metal Gear e la nuova arma nucleare così intensamente che già riesce a sentirli. Se la Russia vuole riguadagnare la sua posizione di superpotenza militare, deve rinnovare il suo arsenale nucleare. Gli serve un'arma atomica impossibile da intercettare. Il Metal Gear gli darà la capacità di colpire per primi in qualsiasi parte del mondo. Il loro esercito regolare è allo sbando e pensano di ripristinare la potenza militare del paese con le armi nucleari. Quel Gurlukovic non è un guerriero, è un politico. Forse, ma è stato lui a fornirci l'Ind e le nostre armi pesanti. Ha più di 1000 soldati sotto il suo comando. Unendo le nostre forze potremmo riuscire a resistere. Dopo la morte di Mantis, il controllo mentale sui soldati genetici ha iniziato a calare. Sono preoccupato del morale delle truppe. Un'alleanza con i russi lo rialzerebbe di sicuro. Di che parli? Ci fortificheremo qui. Questa sarà una lunga guerra. Possiamo scappare. Abbiamo dalla nostra l'arma più potente mai creata e stiamo per allearci con le forze di Gurlukovic. Ha intenzione di combattere contro tutto il mondo? E allora?
Combattere contro tutto il mondo? Da qui possiamo lanciare una bomba atomica contro qualsiasi punto del pianeta. Una testata invisibile ai radar e inintercettabile. E questa base è piena di testate nucleari in disuso. Una volta che avremo avuto il DNA e i soldi, il mondo sarà nostro. Capo, è la promessa fatta a Gullugovic? Non ho nessun interesse a veder rinascere la madre Russia. Non vuoi far rivivere il sogno di Big Boss? Da oggi in poi puoi chiamare questo posto Outer Heaven. Il sogno di Big Boss. Capo, non hai paura che i PAL vengano bloccati? Se il codice verrà inserito di nuovo, si disattiverà. È impossibile. Sia il direttore della DARPA che il presidente della Armstech sono morti. Snake conosce il sistema di annullamento? Lo hai interrogato tu. Non aveva nessuna scheda addosso. Perfetto. Allora non esiste nessuno in grado di fermare il Metal Gear. Un'altra cosa. Che cosa dobbiamo fare con la ragazza? Vuoi che la uccida? Ah, lasciala in vita. È la nipote di Campbell e Snake è preoccupato per lei. Terremo come asso nella manica. Merle è viva. Snake, ho trovato i file segretissimi di Baker. Grandioso. Come va laggiù? Stanno finendo di inserire i codici. Allora, come possiamo disattivare il lancio? Ascolta, il sistema di cui parlava il presidente può essere usato anche per inserire i codici di detonazione. Già, se si inseriscono le chiavi quando la testata è attiva, quest'ultima si disattiva. E se si inseriscono i codici quando è disattiva, lei si attiva. Le chiavi si possono usare una volta sola. Una sola volta, eh? Sì, è meglio che ti muova, non abbiamo molto tempo. Ma ci vogliono tre schede, io ne ho solo una. Fermo un istante, avevo detto che c'era un trucco. Tu hai già tutte le tre schede. Ma che diavolo stai dicendo? La scheda è fatta di una lega a memoria di conformazione. Lega a memoria di conformazione? Certo, è un materiale capace di memorizzare diverse forme da assumere a diverse temperature. La scheda è realizzata con questo materiale. Proprio questa scheda? Sicuro, basta portarla a una temperatura diversa per farla cambiare forma. Allora questa è una scheda che fa per tre. Geniale! Puoi trovare i terminali di inserimento al centro della sala comandi. Li vedo. Quei tre terminali laptop servono per l'inserimento del codice d'emergenza. Ci dovrebbe essere un simbolo su ogni schermo. Ogni simbolo corrisponde a una chiave diversa. Devi inserire le schede nell'ordine da sinistra verso destra. Quella più a sinistra è la chiave della temperatura ambiente. Vedi il simbolo? A fianco si trova la chiave della bassa temperatura. Quella a destra è la chiave dell'alta temperatura. Ok, ho capito. Prima cambio la forma della scheda e poi la inserisco seguendo l'ordine, giusto? Perfetto. Devi solamente inserire quella scheda. Dopo aver inserito la scheda, un hard disk legge le informazioni che contiene. Quando avrai ripetuto l'operazione in tutti e tre i terminali, il procedimento sarà completo. Ecco il problema. Puoi usare la scheda chiave solamente tre volte. È un sistema d'emergenza che può essere usato solo una volta. Il mondo dipende da quella scheda, Snake! Chi è? Dannazione! La scheda è caduta nel condotto di drenaggio! Snake! Questo vetro è a prova di proiettile! Non c'è modo di entrare! Mi godrò la tua morte! Snake, devi riprendere quella scheda! È sempre così simpatico, nostro fratello, è sempre così carino. Però prima di riprendere la scheda abbiamo qualche noia. Purtroppo. Nel dubbio sparate che non si sa mai che possono comparire dei nemici a caso. Comunque, qua ci siamo riusciti, andiamo via. Ragazzi, ora vi farò vedere direttamente dove prendere la scheda. Il problema è che c'è un intoppo. Quella scheda, se siamo abbastanza rapidi, siamo fortunati,
riusciamo a prenderla direttamente nel canale di scolo. Se tardiamo di qualche istante, se c'è qualche secondo che magari non, per qualsiasi ragione non riusciamo a prenderla in tempo, sia un po' per sfiga, sia un pochino perché arriviamo in ritardo, cosa dobbiamo fare? C'è una piccola sorpresa che ci attende, non è una sorpresa simpatica. Dobbiamo andare a caccia di ratti, perché un topo, che tra tutto quello che può mangiarsi, cosa fa? Si mangia la nostra scheda. E noi come facciamo a individuare un topo? Semplicemente con il cercamine. Voi vi starete chiedendo perché con il cercamine? Perché ragazzi, il cercamine aiuta... Aspetta un attimo. Che culo! Al primo colpo! Che culo! Niente ragazzi, scusate, ci sono andato un po' pesante, però quella è la scheda di cui vi parlavo. Esattamente qua, visto? Palkane, era quella. E niente, l'abbiamo recuperata. Adesso cosa facciamo? Ritorniamo immediatamente sopra, dove inseriamo la scheda a temperatura ambiente. Dopodiché vi farò vedere i luoghi, le locazioni che sono necessarie per sbloccare le altre due temperature per accedere agli altri due terminali nella sala comandi.